29 settembre 1938. Ha inizio la conferenza di Monaco, alla quale partecipano i capi dei governi di Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia, con l'obiettivo di contenere la spinta espansionistica della Germania nazista e in cambio di un suo esplicito impegno a non rivendicare l'annessione di altri territori in Europa, viene accolta la richiesta di Adolf Hitler di annettere la regione dei Sudeti, allora appartenente alla Cecoslovacchia. La conferenza di Monaco rappresenta un clamoroso e tragico esempio di strabismo diplomatico, dal momento che venne salutata come un successo di trattativa politica, ma si rivelò invece un esempio di arrendevolezza delle democrazie al cospetto dei dittatori. La conferenza riunì i vertici di quattro paesi, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, ovvero Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Adolf Hitler e Benito Mussolini. Oggetto dell'incontro era la volontà di Hitler di annettersi una parte della Cecoslovacchia, la regione abitata dai Sudeti, una minoranza a prevalenza di lingua tedesca. E il Führer ricevette via libera alla volontà di annessione e parte dell'Europa pensò così di essersi garantita un periodo di pace duratura. Ahimè, non ci fu previsione così errata, perché in realtà il risultato fu solo quello di posticipare di poco meno di un anno lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale avvenuto il 1 settembre del 1939. Ma c'è un'altra riflessione che dobbiamo fare, pensando a quanto l'esempio della conferenza di Monaco sia tornata ad abitare i nostri discorsi negli ultimi 2 anni e mezzo, pensando a quanto successo con l'aggressione da parte della Russia di Putin ai danni dell'Ucraina. Perché se l'obiettivo di fronte a un conflitto è sempre quello di mettere a tacere le armi e salvare le popolazioni dalle sofferenze, l'esempio della conferenza di Monaco è un parallelo che ci dice bene quale può essere il vero prezzo da pagare quando si lascia campo libero alle volontà egemoni dei dittatori. Ecco, quando parliamo di lezione della storia, questo esempio è particolarmente eclatante e speriamo in questo caso davvero di averla imparata. Quando tutto sembrava ormai precipitare, le democrazie occidentali cedettero. Chamberlain, per salvare la faccia, chiese a Mussolini di invitare tutti gli stati contendenti ad una conferenza, con il sottinteso che Hitler avrebbe avuto ciò che desiderava. Chamberlain andò a Monaco da illuso. Quando ero bambino e non riuscivo in qualche cosa, ripetevo continuamente a me stesso: prova, prova e riprova ancora. Ecco quel che mi propongo di fare. Quando tornerò, spero di potervi dire con Hotspur dell'Enrico IV: tra le ortiche ho raccolto un fiore, la sicurezza. In Henry IV, out of this nettle danger, we pluck this flower. Hitler e Mussolini entrarono a Monaco insieme, da vincitori soddisfatti e applauditi. Daladier, capo del governo francese, da vinto. Il 30 settembre 1938 fu firmato il patto di Monaco, che sanciva la cessione alla Germania di vasti territori cecoslovacchi. La Cecoslovacchia non aveva partecipato al patto, ma rimasta isolata cedette. Al ritorno in patria i quattro capi furono accolti dall'entusiasmo dei popoli. L'invocazione pace ad ogni costo era stata esaudita. Ma in realtà la Cecoslovacchia aveva pagato per tutti.